L'importante è finire. Signore e signori, Mina. Sei sul podio adesso, in cima sei la numero uno. Davvero. Ci sono anche gli altri ancora che devono cantare. Certo. È uguale, però fino adesso la cosa che mi ha emozionato di più, l'importante è finire ma anche cominciare bene come hai fatto tu. Molto bene, Giorgio. Quando ho scritto questa canzone per Mina... è stato un momento veramente che io ero ispirato. Me l'hai ricordato anche nei cesti, quando fai i cesti, no? I cesti, certo. Perché Mina delle volte fa anche dei cesti di bimini mentre canta. Però hai fatto schifo, te lo dico sinceramente con tutto il cuore. Grazie. Dentro l'anima. In realtà sei stata fantastica. Grazie, Giorgio. Grazie. Sentiamo Loretta. Sì, ha fatto un bellissimo lavoro. Non è facile e secondo me non c'era bisogno di metterti questo mentone qui sotto, perché il mento è l'unica cosa mia. No, questa tu dici la mascella, la mascella, sì, cioè le trovo esagerata, non c'è bisogno. No, la mascella, non il mento, ma le mascella. Beh, io non so come sono le protesi. Sì.
che quando si mettono questa. Posso dire potrebbe... che fretta c'era, maledetta primavera, che no, fretta, così, fretta c'era, lo sappiamo io e te. C'è delle mine vaganti questa. Bella questa. Comunque mi sono guardata delle imitazioni di Loretta, che in questo caso è veramente la numero uno assoluta. Sì, ma anche non esagerato. Comunque c'è la alla più grande di tutti. L'autore con Anelli, vero? Sì, con Alberto. Mamma con Alberto Anelli di questo brano. Guarda, bellissimo. Io ho avuto la fortuna di lavorare con le donne più importanti del mondo della canzone, compresa anche Loretta Goggi. Questo brano, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con la Zanicchi, io ho scritto questo pezzo. Mi ricordo che Mina era balzata al primo posto nella Hit Parade e quando annunciavano questo brano, siamo nel 75, un'Italia completamente diversa, il grande Lelluttazzi diceva al primo posto Mina e il pezzo non veniva trasmesso perché è stato censurato. E mia madre mi diceva, ma che cosa hai scritto? Ma che schifezza hai scritto? Dico, mamma, dico, ma non lo so, dico, una bellissima canzone d'amore. No, dice, questa canzone sicuramente farà schifo perché mia madre non l'aveva ancora sentita. No, perché, dice, perché era stato bocciato. Lo scandalo della canzone, di questo l'importante è finire, che si capiva un'altra cosa, invece era una bellissima canzone d'amore fino adesso, che è un grandissimo successo. Fra l'altro so che Mina segue questo programma, gli mandiamo un grande abbraccio. Per quanto riguarda invece Stefania, sei stata intonatissima. Certo Mina ha un erotismo palpabile, un erotismo che si può toccare con le mani, gioca con gli occhi, gioca con le labbra, eccetera. Però non è che perché tu mi hai dedicato questa canzone che ti devo dire che sei stata fenomenale, ma sei stata veramente brava. È stata... Posso dire, Carlo, che questo è un abito... È vero, a sottolinearlo. È un abito di Mina. Originale di Mina degli anni 60-70. Me lo presti? Lo vuoi? Lo indosserò la settimana. La Rai, l'ha trovato la nostra Simonetta, la nostra costumista, ha trovato proprio nelle archivi Rai e l'ha indossato. Sì. Quindi un'emozione doppia con l'abito originale di Mina. Grazie. Accomodati pure. Oh, nuovi protagonisti. No, sono ai primi posti in classifica.